Dunque, stasera ci occupiamo appunto della tempesta di Giorgione e della Vergine delle Rocce di Leonardo da Vinci. Sono opere del pieno rinascimento, del rinascimento maturo, a distanza più o meno di 10 anni l'una dall'altra. È antecedente alla Vergine delle Rocce, però facciamo dopo, per questioni di ordine. Ecco, e direi la Vergine delle Rocce questa è la tempesta. Sì, sì, no, cominciamo dalla tempesta, sì. Che appunto è stata dipinta un po' dopo rispetto all'opera di Leonardo, ma ci interessa parlarne prima, vedremo perché. È una delle opere più importanti del Rinascimento, questo lo sappiamo, sta all'Accademia, il Museo dell'Accademia di Venezia, dipinta da questo Giorgione, che è il soprannome, il nome d'arte di Zorzi da Castelfranco, ed è stata fatta tra il 507 e il 508. Anche questa non è un'opera molto, molto grande di dimensione, di 82 centimetri di altezza per 73. Ecco, la vediamo subito. Il soggetto è apparentemente semplice, di una veduta di campagna, con soltanto queste due figure di un uomo che è soprannominato il soldato e una donna, la zingara, che sta allattando un bambino. Ecco, la scena raffigurata è piuttosto ambigua, infatti ci sono state molte interpretazioni, direi che questo è uno dei quadri su cui gli interpreti si sono esercitati di più. Oggigiorno conosciamo le interpretazioni ritenute possibili e valide circa una trentina. In effetti qui siamo in un periodo, appunto quello tra 400 e 500, in cui questo nascondere degli enigmi nel quadro era una consuetudine. Teniamo conto che era molto intensa la cultura alchemica, quindi pensiamo a Botticelli, no? Abbiamo visto le allegorie delle stagioni, e nella cultura alchemica nascondere il vero significato, il mistero, è fondamentale, perché appunto si trattava di metafore, di trasformazione profonda che non dovevano essere svelate in termini semplici, comuni, erano elementi simbolici che rimandavano dei processi inconsci molto profondi. Tuttavia, che questi artisti nascondessero dei significati semplicemente per nasconderli, che queste opere avessero delle soluzioni dei loro misteri, sì o no, è assolutamente irrilevante al fine estetico dell'opera. Rilevante è il mistero che suscita questa ambiguità. E, tuttavia, la mentalità moderna, che cercherà di sempre di scoprire un significato, di dare una connotazione precisa a tutto ciò che cade sotto la sua attenzione, ha portato appunto a queste controversie che probabilmente gli autori delle opere sarebbero stati piuttosto compiaciuti e probabilmente sarebbero anche divertiti. Vediamo un attimo il mistero di questa immagine in particolare. Ha una compenetrazione di elementi che direi addirittura che sono contrastanti, sono addirittura opposti. E questi elementi sono, riguardano il paesaggio, riguardano anche le atmosfere. Questa figura femminile della maternità che allatta il bambino e il soldato
le rovine che evocano la classicità e la città contemporanea. La terraferma e il fiume che invade il territorio in queste anse che sembrano un po' paludose. Ecco, così come anche questa situazione atmosferica che si divide un po' tra questo temporale lampeggiante e il sereno soleggiato. Nello stesso cielo c'è questa ambiguità. E direi che forse proprio in queste incongruenze, queste opposizioni, grazie all'armonizzazione del dipinto, così dolce, così amalgamato in tutti i suoi aspetti, nell'aspetto sia narrativo che atmosferico, sta forse il fascino misterioso di quest'opera. Qui direi che c'è tutta la sapienza di un'arte che era arrivata già all'apice in questo periodo, con l'affinamento di nuove tecniche, in particolare la pittura ad olio. Questo è un dipinto, olio su tela. La pittura ad olio già da circa mezzo secolo aveva preso piede, era nata nelle Fiandre, si dice che fosse stato Van Eyck a inventarla. Più che inventarla, Van Eyck aveva applicato una tecnica artigianale che veniva utilizzata soprattutto per i mobili, per il mobilio, l'ha applicata alla pittura. È una tecnica che ha rivoluzionato la storia dell'arte occidentale. Infatti da allora, dal 500, dall'inizio del 500, progressivamente tutti gli artisti hanno incominciato a cambiare, passare dalle tecniche a tempera. I quadri che abbiamo visto finora erano prevalentemente a tempera, tempere grasse e non, a questa tecnica che rendeva una maggiore consistenza della stesura del pigmento, che una volta essiccato è più solido, più resistente, favorisce le sovrapposizioni di campiture in velatura che possono arrivare alle più sottili definizioni delle forme, a impastare i colori nel modo più dolce, più morbido, una tecnica evidentemente molto confacente al naturalismo che si stava cercando, che già alla metà del 400 avanzava prepotentemente, questo bisogno di definire la forma naturale in modo... È una tecnica che non asciuga subito, quindi permette di spalmare, cambiare, sfumare. La tempera invece dopo qualche minuto era già secca. Capite la grande importanza di questa innovazione? Ecco, i fiamminghi elaborano la tecnica della velatura ad olio procedendo da un fondo preliminare coprente, abbastanza spesso, color terracotta. Questo è più o meno il colore che deriva direttamente dal bolo rosso che si usava nel latte medievale come supporto per le dorature. Questo bolo rosso è fatto sostanzialmente di un pigmento di ossido di ferro, direi. Eccolo qui, questo è da cui derivano tutti i colori tipo rosso di Venezia, rosso inglese, è color ruggine in fin dei conti. No? Sono pigmenti molto solidi, pigmenti molto importanti nella pittura. Ecco, si stendeva questo fondo color terracotta uniforme, magari già modellando, incominciando a modellare un po' la figura,
questo facevano i fiamminghi, facevano i Van Eyck. Dopodiché si procedeva con campiture più o meno trasparenti a coprire completamente questa parte, o quasi completamente, rendendo un effetto di grande spessore, grande vitalità, perché questo rosso, soprattutto con i colori freddi, dava una grandissima brillantezza al colore. Qui vediamo un quadro di Van Eyck in cui questo fondo si intravede parecchio. Uno dei quadri di ho scelto un quadro dove il fondo è più evidente, lo si vede un po' nel pavimento, lo si vede addirittura nel vestito del prelato di sinistra, queste parti brune, marroncine, sul fondo delle colonne, compare a tratti questo fondo bruno. E si percepisce lo spessore che riuscivano a dare questi quadri, ma anche lo spessore atmosferico. Ecco, questa tecnica di pittura su fondo rossiccio, terracotta, sarà portata avanti ininterrottamente, alternata con altre tecniche. Chiaramente nel 600 si tenderà a fare una pittura scura su fondo scuro, però nel 700 riprenderanno a dipingere così, anche nel 600 alcuni artisti, quelli che non dipingevano su scuro, avevano ripreso, e fino addirittura al 900 Dalì era un grande cultore di questa tecnica. Molti quadri Dalì hanno grandi parti di questo fondo rossiccio esposte, visibili. Ecco, nella tempesta questo fondo rossiccio si percepisce sotto la pittura in quasi tutta la superficie. Io ho segnato i punti dove questa cosa è più evidente. Addirittura anche nel cielo sono delle trasparenze che fanno, sotto i colori freddi, danno una forte brillantezza, perché avevamo visto che mettendo vicino un colore freddo e un colore caldo si esaltano, il colore brilla, diventa, e quindi questo fondo così, anche se il quadro viene coperto completamente, dà grande consistenza, lucentezza, brillantezza al lavoro. Ecco, questo procedimento verrà utilizzato, come ho detto, anche da artisti contemporanei moderni, magari con immagini molto diverse, magari sicuramente con sintesi di tipo diverso, però il procedimento continua a essere lo stesso, perché ha una grande, grande efficacia, no? Ecco, Giorgione, dobbiamo dire che sfrutta al massimo queste caratteristiche dei colori a olio e di questo procedimento, raggiungendo una soffice plasticità, cioè una patina di, direi addirittura quasi struggente sensibilità, da cui emergono le atmosfere dolci e calde dei suoi quadri. Giorgione, secondo me, non avrebbe potuto essere Giorgione se non avesse avuto la pittura a olio. Come la tecnica diventa poesia, diventa modo per poter esprimere delle cose che in altro modo non possiamo esprimere. Sono finissime modulazioni di tono e di tinta che permettono di fondere ed equilibrare ogni dettaglio nell'armonia dell'insieme, legando le parti come se l'una sorgesse spontaneamente dall'altra. C'è questa compenetrazione, questa morbidezza. Ecco, nella tempesta, questo straordinario portato, diremmo, in termine musicale, è visibile particolarmente a destra, in alto, in un passaggio che direi di inimitabile finezza e poeticità. Io direi che questo è uno dei punti, in particolare di un quadro, più straordinario di tutta la pittura di tutti i tempi, ed è questo particolare qua. Vediamo che la vegetazione si sovrappone al cielo annuvolato e agli edifici più vicini, le fronde del grande albero costituiscono una macchia dei bordi scuri che si staglia nel cielo sull'alone luminoso della folgore e sui muri bianchi delle case che emergono da dietro i cespugli. Ecco, il contrasto tra le fronde dei contorni frastagliati e il rigore geometrico dei muri è armonizzato
con il sovrapporsi di tanti rami isolati. Uno di quelli lo vedete all'estrema destra, che sale sopra, sale sopra il muro bianco, no? Si sovrappone, e cumuli di vegetazione in modo da avvolgere e compenetrare interamente gli elementi architettonici. Ecco, questo contrasto di colore e struttura tra vegetazione e le opere murarie è addolcito anche con la compenetrazione dei toni. Il piano chiaro degli edifici è modulato infatti da leggere ombre grigio calde che richiamano i colori dell'albero. In particolare, se vedete, l'edificio al centro ha una parte in luce e una parte in ombra. Quel colore lì è un colore molto vicino al colore che sta nelle fronde dell'albero, che continua a passare tra il caldo e il freddo. C'è questa continua variazione. Così il piano scuro della vegetazione è schiarito progressivamente nelle fronde più esposte alla luce, con un notevole effetto di voluminosità, che vediamo si apre in alto al centro del fogliame, in penombre che si riconoscono, da cui si intravede, vedete, un po' il cielo, proprio al centro dell'albero. Ci sono queste ombre che danno questo senso di voluminosità alle fronde e appena appena si intravede il cielo sottostante. Ecco, anche il tronco forcuto di questo albero è schiarito al centro, vedete, ed è tornito in una bella voluminosità. Contemporaneamente, l'accordo delle gradazioni chiare del fogliame è unito alle parti chiare, alle parti, scusate, in ombra dell'edificio al centro e poi di quella parte di riva un po' più giallina che si vede in basso a sinistra. Ecco, il tutto è condotto in modo così sufficientemente plastico e unitario come raramente ci è dato osservare in pittura, come dicevo prima. Cioè, questi giochi di torniture, di colori, sono così fini, così raffinati, da arrivare a un grado estremo di qualità, di unità. Ecco, l'altro albero invece è dipinto in modo completamente diverso. Sembra quasi abbozzato, molto più libero, vedete questa sprezzatura delle foglie dipinta sopra il fondo azzurro, e evidentemente è un contrappeso all'altro albero, no? Si pone dall'altra parte, si mette il contrappeso, e questo contrasto di un albero fatto con quella sottigliezza, mentre questo è fatto un po' in modo molto più così trasandato, è una delle qualità dell'opera, cioè l'una valorizza l'altro. Ecco, queste modulazioni impercettibili di tono e di tinta sono una caratteristica di Giorgione, cioè noi abbiamo affrontato subito la qualità magnifica di questo pittore. Ecco, però questo effetto di morbidezza felpata del dipinto, che trascolora in una costante sfumatura di colori spenti, rischia la monotonia. Ed è quella monotonia che spesso accompagna la pittura tonale, soprattutto dei paesaggi. Pittura tonale cosa significa? È una pittura che non si avvale tanto dei colori vivaci, ma che utilizza tutte le nuance dei colori più spenti. Il paesaggio dipinto in questi termini rischia di essere monotono, di non avere degli stacchi, dei contrasti, di avere una modulazione più potente, più forte, no? Dunque, Giorgione risolve questi problemi in un modo molto particolare ed è una caratteristica sua, unicamente sua.
Allora, se noi guardiamo il dipinto e proviamo a togliere il colore più vivace, che qual è? Evidentemente il colore della giubba a sinistra. Se proviamo a eliminarlo, vediamo che il quadro assume questa morbidezza, questa grande morbidezza totale. Vediamo che è molto più uniforme di prima, no? Ecco, Giorgione però vuole interrompere questa uniformità per dare un elemento di potenza, di forza, ma lo fa stranamente appunto mettendo questo rosso su un lato, senza richiamarlo da altre parti. Ma ho visto che generalmente la pittura richiede, quando c'è una forma di grande intensità cromatica, che questo venga equilibrato intorno al quadro. Allora, cosa fa Giorgione? Certo, mette questo rosso, allora vediamo che funziona, però ci sta dentro il quadro, no? Ci sta nel quadro. Cosa fa? Gli dà un forte contrasto sul posto. Il forte contrasto è dato dal verde complementare che sta dietro dietro la giubba, ma soprattutto da questo nero su cui è dipinto, c'è una campitura nera su cui dipinge. Questo è un altro quadro di Giorgione che ho portato per darvi l'esempio della stessa problematica. Vedete che è un dipinto tutto armonico che ha un punto di forza, ma solo un punto di forza. Il blu che è contrastato anche lì dal giallo. Anche lì mette un punto di forza, blu molto intenso, solo in un punto, appena richiamato solo dalla sella del cavallo, ma è un puntino che non si vede quasi. E cosa fa? Lo contrasta sul posto in modo addirittura violento, cioè con quel giallo che gli viene messo vicino, e poi c'è anche un giallo sotto del territorio, quindi freddo e caldo viene. Ecco, la pittura, quando un colore viene contrastato perfettamente, si riequilibra all'uniformità tendenzialmente neutra del lavoro. E quindi a questo punto è sufficiente vedremo un'armonizzazione molto molto più semplice. Ecco qui, per vedere come è fatta questa manica, e questa è la cosa interessante, vedete che questi colori sono quasi sprezzati, sono dipinti in modo molto libero sopra una campitura nera, per ottenere questo effetto di ombra, ma soprattutto per equilibrare il rosso, per contrastarlo immediatamente e dargli quella pesantezza, ancorarlo all'insieme del quadro. Tuttavia questa figura del soldato assume anche un altro interesse, oltre che avere essere questo centro di forza. È in piedi, a questa posizione plastica, composta, con quest'asta poggiata sulla spalla, che segue verticalmente la figura, e si volge a lato ad osservare quasi furtivamente questa giovane donna che sta allattando il bambino. Ecco, lo strano atteggiamento e la situazione inconsueta, che parrebbe quasi quella di una sentinella, sembrano simboleggiare la presenza maschile protettiva, vigile sulla maternità, che è l'evento centrale del quadro. Questa è una delle interpretazioni che sembra comunque parte di questo racconto, di questa narrazione, no? Ecco, anche qui sono conciliate caratteristiche generalmente opposte, cioè il forte contrasto quasi stridente del bianco della camicia e del rosso del corpetto,
viene addolcito e armonizzato nel quadro con la parte di ombra della figura, stemperata fino a confondersi con lo sfondo. Vedete come questo rosso così violento progressivamente dentro quest'ombra si spegne e si confonde quasi con lo sfondo, che è un tendenzialmente caldo, che vedete, a proposito del discorso che facevamo prima, sulla destra mostra esattamente il fondo color terracotta, in basso a destra, dove il verde dell'erba è costituito da pennellate rade che si sovrappongono. Ecco, da notare anche il digradare dell'ombra delle decorazioni, questi sbuffi della braca, dove la complessità del disegno, questo disegno decorativo che è rosso e c'è questo giallo verdino, è sapientemente accennato con dei tocchi essenziali. Vedete come quando va nell'ombra la pittura diventa virtuosa, perché mette in evidenza questa gibosità di questa braca con una grande sapienza, perché vedete com'è complesso il disegno, e allora farlo girare nell'ombra, renderlo nell'ombra in tutta sua complessità, non è cosa facile. In una pittura peraltro, vedete, piuttosto libera rispetto ai dipinti di prima di Giorgione, questa tempesta è una pittura molto più sciolta, molto più libera. C'è quasi dell'impressionismo addirittura dentro in questa maglia. Ecco, il volto, che è sullo stesso crinale tra luce e ombra, è invece appena accennato, però è colto con notevole cura e precisione naturalistica in una serena espressione contemplativa. Ecco, ma in particolare queste gambe del soldato rivelano la sapienza di Giorgione di usare i toni, cioè di come si presentano le figure alla luce, facendo risaltare con colpi netti i rilievi del polpaccio e della coscia, per subito poi far scomparire il ginocchio sinistro nell'ombra. Anche lì c'è un punto di grande realismo, di grande magia, sono piccoli particolari che fanno grande un'opera. E tutto poi vedete che si confonde, tende a confondersi, a avvicinarsi col fondo, e a, come anche questo piede sfuma nella sua ombra. Questa è un'altra caratteristica di Giorgione che vedremo più avanti parlando del ponte. Allora, questo effetto sfumato non è limitato alle sole figure, è infatti particolarmente visibile nel terrapieno attiguo al soldato, che si confonde con il corso d'acqua e vi si riflette in basso in modo quasi impercettibile. Si tratta di una delle caratteristiche distintive di Giorgione, che si avvicina sensibilmente allo sfumato leonardesco che vedremo dopo. Ecco, Leonardo è stato un artista che ha influito molto sulla visione espressiva di Giorgione, forse addirittura più di Giovanni Bellini e di Carpaccio, che sono gli autori a cui tradizionalmente si attribuisce l'influenza su Giorgione, no? Quest'acqua che sembra formare un'ansa stagnante tra la vegetazione è resa con un effetto straordinario. Guardate quei riflessi che emergono dall'oscuro. C'è appena tracciata il riflesso di questo terrapieno e poi dei piccolissimi tocchi di bianco che danno l'idea proprio dell'acqua liquida. Come sono resi in modo semplice? Come rende proprio l'effetto del lucido dell'acqua? Con due tocchi. E questo riuscire a avere un grande effetto con poco sforzo, con grande semplicità, è la grande maestria.
Questa è quasi una piccola isola lussureggiante, questo minuscolo prato su cui è adagiata la figura femminile intenta allattare il bambino. È nuda, quasi fosse una sorta di madre natura, a cui sembra un po' il riferimento simbolico, uno dei tanti riferimenti, le interpretazioni, questa madre natura. Ecco, lo sguardo della donna è rivolto al fuori del quadro, è di una strana ambiguità, sembra quasi tra il rimprovero e la diffidenza, quasi l'attimo di intimità di sta allattando un bambino, quindi quindi è un momento particolare, questo attimo di intimità fosse violato dall'occhio indiscreto di chi? Il nostro, noi spettatori che stiamo guardando, stiamo violando quell'attimo, quel momento così intimo. Ecco, le due figure si richiamano tra loro con l'assonanza di questo bianco netto delle camicette, ma anche di queste spalle tondeggianti, in un andamento che si armonizza nel quadro grazie a una serie ritmica molto particolare che vediamo, eccola qui, gli elementi tondeggianti che prende tutto l'intero quadro. Abbiamo visto che quando c'è un elemento ritmico che funziona nel quadro, a un certo punto è bisogno che sia riportato nell'interezza della superficie. E quindi arriva fino alle nuvole, c'è questo volteggiare anche delle nuvole. Il cielo è squarciato da questo fulmine che è il vero soggetto del dipinto. È un po' questi giochi che si facevano, cioè si dà la tempesta, il fulmine, e poi succede di tutto nel quadro, no? Cioè, questo è un gioco classico della pittura rinascimentale. Pensiamo alla caduta di Icaro. Caduta di Icaro, c'è tutto tranne la caduta di Icaro, c'è solo una gamba in un lato, piccolina, che esce dal mare. Il resto è un paesaggio assolutamente indifferente all'evento. Ecco, questo fulmine è il soggetto della tempesta, è realizzato con un grandissimo effetto, direi addirittura mirabile, questo bagliore che sembra proiettarsi sugli elementi circostanti, lo vediamo qui, ma qui cogliamo anche una delle sottili ambiguità del dipinto, dove il cielo annuvolato pare mantenersi anche però di un bel azzurro. È grigio ma è azzurro in fin dei conti. Se noi guardassimo, non guardassimo il lampo, probabilmente il cielo ci sembrerebbe grigio, scusate, azzurro, cielo azzurro. Però si scurisce in lontananza, con un effetto di decisa tempesta. Questo è anche questo cielo è ambiguo, cioè da una parte è tempestoso e nero, però non mette in evidenza delle nuvole nette, sembra o tutto nuvoloso quasi, o tutto azzurro con qualche parte grigia. Ecco, allo stesso modo il ballerare del lampo tra le nuvole sugli edifici vicini si pone in contrasto con la luce frontale che proviene dalle figure in primo piano con un effetto appunto di tempo soleggiato. Il dipinto infatti suggerisce un'atmosfera estiva dolce quando il caldo eccessivo monta improvvisi temporali che si scatenano rovesciando quello stato d'animo nel suo contrario. Queste sono esperienze che abbiamo d'estate molto spesso. Giornata bellissima, soleggiata, calda, improvvisamente il cielo si scurisce, il temporale, spesso anche il cielo nero con la luce battente, non un effetto, una suggestione molto particolare, su cui ha giocato ad esempio moltissimo De Chirico, questi cieli lividi con la luce del sole battente, sono suggestioni
particolare. Ecco, questo quadro è probabilmente uno di quelli che cerca, che anticipa questi stati che poi nel surrealismo diventeranno fondamentali. Se torniamo infatti a osservare la città in lontananza, cogliamo l'atmosfera ambigua, cioè gli edifici bianchi dipinti con campiture trasparenti, la vegetazione punteggiata da arbusti gialli prevalentemente, la riva del fiume e il ponte che lo attraversa. Sembrano da una parte appartenere a un sogno di beatitudine, quindi una nota lirica che però poco distante si spezza laddove le nubi incombenti di questo cielo scuro, il bagliore del lampo, fanno apparire le case quasi in un'atmosfera quasi spettrale. È molto ambigua questa progressione. Ecco, anche al di sotto del ponte, che vedete che è quasi una passerella sconnessa questo ponte, però che dà grande intimità al dipinto, sembrerebbe quasi in questa zona deserta, invece ci sente questa presenza, una nota di calore, si sente la presenza umana, no? Anche qui possiamo rilevare lo stesso contrasto spiazzante prodotto ancora una volta dallo sfumato tipico di Giorgione, per cui il tratto deciso dell'ombra, il riflesso della vegetazione e la base dei pilastri si fondono in una chiazza scura uniforme dai contorni indefiniti, come un abisso di oscurità nella piena luce. Questa è un'altra caratteristica di Giorgione, cioè queste ombre improvvisamente si perdono in una zona scura. Un effetto molto, molto suggestivo, molto particolare, che dà una grande morbidezza al dipinto, ma anche crea questi abissi di oscurità, abissi che sono anche inquietanti. Il ponte introduce al centro dell'immagine un ritmo lineare. Qui cominciamo anche a parlare di questi ritmi da cui non si può prescindere, cioè la poesia dell'immagine è data da questo addensamento di forze che è prodotto da una serie di riporti, richiami, allineamenti che abbiamo visto generano un fenomeno fisico di intensificazione dell'immagine. Quindi qui vediamo un ritmo lineare, geometrico addirittura, molto ben ordinato su tutto il dipinto, ma questi elementi architettonici, vedete, sono così squadrati in un dipinto così morbido, non c'erano anche l'opposto, cioè il ritmo verticale che vediamo, anche questo assolutamente rigoroso. Quindi un dipinto così poetico ha dietro una griglia, una struttura ritmica ortogonale fortissima. Vedremo anche questa cosa ci sarà esattamente nel dipinto della Vergine delle Rocce di Leonardo. Ecco, vediamo come le figure incominciano a essere, a appartenere a questa struttura ritmica. Le vediamo però come prima di concludere questa visione dei ritmi, come questo arbusto in primo piano a destra che si sovrappone sulla figura crei lo stesso andamento delle fronde in alto. Ha una doppia funzione quel cespuglio, cioè di riprodurre lo stesso andamento, vedete che tende ad arcuarsi un po' verso sinistra, no? Ha questo stesso andamento delle fronde, e poi di riportare anche la qualità della materia, cioè la caratteristica a fogliame, fatta a fogliame, che sta in alto prevalentemente. Quindi riporta sia un andamento ritmico di come è trattata la superficie, e sia il colore, e sia questo andamento anche lineare in questi termini.
guardate, qui c'è una piccola cosa da notare, perché in un grande quadro così questi dettagli sono fondamentali. E questo è un altro ritmo, sembra molto piccolo ma molto interessante, cioè il lampo, la saetta è esattamente, corrisponde al rametto che è disegnato qua nello stesso modo, che sta sul terrapieno in basso, equilibra perfettamente l'andamento del fulmine. Vedete? Ecco, la maestria di Giorgione nel fondere in modo essenziale, limpido, elementi e modalità dell'esecuzione. Abbiamo visto come questi procedimenti siano variano la possibilità di mettere in campo elementi anche molto, molto diversi. Ecco, questa maestria fa di questo dipinto uno dei massimi raggiungimenti della pittura universale. In una veduta apparentemente semplice percepiamo una straordinaria profondità dove testimonianza realistica, immaginazione, sogno enigmatico si fondono in una nota che abbiamo visto ha una poesia estrema, una grande profondità, una grande poesia. E passiamo all'altro dipinto. Che è la Vergine delle Rocce, ed è, eccolo. Siamo è un'opera del 1483, è abbastanza, per poi avremo dei dettagli. È stata commissionata dalla confraternita milanese dell'Immacolata Concezione nella chiesa di San Francesco Grande, era una chiesa antichissima, addirittura paleocristiana, scomparsa, oggi non c'è più, a Milano. La Vergine delle Rocce, tutti sappiamo che è al Louvre, ed è stata cominciata nel 1483 e finita probabilmente 2-3 anni dopo. Costituiva la pala centrale di un trittico dove i pannelli laterali dovevano essere dipinti dai fratelli De Predis. Qui c'è questa collaborazione. E raffiguravano angeli musici. Questo era il trittico. Vedete che i colori più o meno si accordano così. Sappiamo però che esistono due versioni della Vergine delle Rocce. L'altra è quella di Londra, che è stata dipinta circa 15 anni dopo da Ambrogio De Predis, quindi uno dei fratelli, l'altro era morto nel frattempo, sul canovaccio di Leonardo, sul disegno di Leonardo, e per contratto Leonardo ha partecipato, diciamo, a rifinire un po' qualche figura, però ci ha messo poco le mani. Infatti è un dipinto totalmente di Ambrogio De Predis. Ci fu una controversia perché pare che Leonardo non fosse stato pagato a sufficienza, un processo che ha permesso a Leonardo poi di riappropriarsi dell'opera che nel frattempo lui aveva venduto a un altro. Quindi Leonardo aveva 30 anni circa, questa è la prima commissione milanese quando si sposta a Milano. Ecco, interessante notare come uno dei più rilevanti capolavori della pittura universale, l'ho detto anche per la Tempesta, però stiamo trattando dei quadri che diciamo che sono all'apice, sul tetto del mondo, ecco. Ecco, uno dei capolavori più importanti all'apparenza differisce di così poco da un'opera che veramente è molto minore, è un'opera direi addirittura manierista. Ecco, l'originale quattrocentesco della Vergine delle Rocce è un olio su tavola, anche qui siamo a pittura d'olio. Leonardo quando dipingeva dipinti su tela o su tavola usava l'olio, quando dipingeva sui muri faceva una serie di esperimenti disgraziati, sappiamo.
Ecco, l'opera è stata trasportata su tela, quindi è stata staccata con delle tecniche specifiche, è stata trasportata. È alta 1,98, quindi quasi 2 metri, e larga 123 centimetri. E ha questa caratteristica di questa volta che era tipica di alcune pale d'altare. In quest'opera vediamo riunire elementi espressivi di una tradizione che va verso un nuovo orizzonte naturalistico. Questo l'abbiamo visto con più o meno tutti gli artisti di cui abbiamo parlato, che Leonardo però si trasforma, entra in una grande avventura di tipo scientifico. Leonardo è una figura unica nel panorama dell'arte e ha questa caratteristica di artista scienziato. Tuttavia, in questa sua ricerca scientifica, sappiamo che spazia in tantissimi campi, egli nella sua pittura riesce a mettere un'essenza poetica assolutamente straordinaria e irripetibile. Questo ne fa, nonostante abbia dipinto circa 20 quadri in tutta la sua vita, ne fa uno dei più importanti artisti di tutti i tempi. Ecco, vediamo che c'è uno strano paesaggio, è come quasi un'architettura naturale. Sono delle rocce incombenti, c'è questa atmosfera crepuscolare, quasi di un antro o di una grotta, in contraddizione con l'apparente svolgersi della scena a cielo aperto. Da queste fenditure, queste faglie che si vedono sullo sfondo, si intravede lo scorcio minimo di un orizzonte tra le montagne. Ecco la scena, anche lì ci sono diverse interpretazioni. Una, quella che a me sembra più plausibile, è quella tratta dalla vita di Giovanni secondo San Serapione, che era un santo tra il secondo e il terzo secolo, quindi si parla di questi santi antichi all'origine proprio della Chiesa. E Serapione racconta di Elisabetta che fugge con Giovanni piccolo sulle montagne perché c'era Erode che perseguitava e voleva uccidere i primogeniti. Tra le montagne per 5 anni, dopodiché Elisabetta, presa dagli stetti, muore. Giovanni, che è un bambino di pochi anni, forse un anno, di fronte alla madre morta piange disperato. In quel momento arrivano Maria e Gesù che consolano Giovanni. Tuttavia Maria è disperata per questa perdita. Elisabetta era la sorella di Maria, è disperata di pensare a Giovanni da solo, ma Gesù le dice: non devi preoccuparti, perché io ho predisposto che l'arcangelo Gabriele vedi su di lui. Quindi questa è la vicenda più plausibile, perché in effetti vediamo la scena dove c'è la Madonna in atto protettivo verso Giovanni, lo accoglie, lo proprio tiene sotto il manto, e dall'altra tiene questa mano anch'essa protettiva ma quasi adorante verso Gesù, che benedice Giovanni, il quale è in atto di preghiera, di adorazione, a riconoscere in Gesù subito il Messia. L'arcangelo Gabriele, probabilmente, in questa interpretazione, indica San Giovanni, il suo protetto, e guarda fuori dal quadro, guarda verso di noi anche. Questo elemento che guarda fuori dal quadro è classico della pittura rinascimentale, che interrompe la circoletta chiusa all'interno della scena e la porta fuori. Oggi in termini
contemporanei si direbbe guardare in macchina. Ecco, il fondo scuro che esalta una particolare luminosità è anomalo per un dipinto dell'epoca, che è ancora legata alla chiarezza del cromatismo vivace. Abbiamo visto La tempesta di Giorgione, non è uno dei quadri più chiari, però è un quadro chiaro, non ha niente a che vedere con questa oscurità, con queste penombre. Pensiamo a Raffaello, pensiamo a Botticelli, che erano contemporanei. La pittura di allora era una pittura limpida ancora, una pittura della chiarezza, una pittura del colore. Quindi è un nuovo modo di concepire la visione pittorica che porterà alla pittura tonale nel Cinquecento. Progressivamente la pittura si scurisce, pittura tonale volta alla ricerca della luce, enfatizzare la luce, e sarà quella cosa che porterà poi alla pittura nera del Seicento. Quindi Caravaggio, eccetera, dove la luce è enfatizzata al massimo. Evidentemente, più noi scuriamo il fondo, e più gli effetti di luce saranno evidenti, saranno suggestivi. Ecco, Leonardo usa pittura d'olio, ma non lo usa nei termini come abbiamo visto in Giorgione, con questo fondo rosso, per nulla. Utilizza questa, incomincia proprio questa tradizione del fondo scuro, però lo fa in modo mischiando modalità diverse. La pittura del 400, prima che si lavorasse su questo fondo rosso tipicamente fiammingo, veniva dipinta per tasselli si faceva un disegno e poi si dipingeva un particolare e lo si portava a realizzazione, dopodiché si dipingeva un altro particolare. Io ho portato un quadro che non c'entra niente, che è di David e Napoleone, però vi dice questo procedimento: tela bianca, disegno, dopodiché il particolare viene realizzato e compiuto completamente, il resto dell'opera viene fatto in funzione di quello che è già realizzato sulla tela, viene armonizzato con quello, quindi si procede per tasselli. Ecco, in Leonardo tutto ciò cambia, introduce la pittura su fondo tendenzialmente scuro. Però appunto, questo è un abbozzo di Leonardo. Leonardo aveva pochissimo tempo per dipingere e ha lasciato diversi quadri non finiti, per cui noi possiamo capire qual era il suo procedimento. E vediamo come su un fondo tendenzialmente giallastro, rossiccio, chiaro, pone delle campiture scure che velano in modo uniforme tutta una serie di parti del quadro. Questa è l'anticipazione della pittura su fondo scuro. Perché lascia alcune parti chiare? Perché su queste parti dipingerà i colori più vivaci. E il colore, abbiamo visto che il colore dipinto, il fondo, è molto rilevante per la resa del colore. Per dare un colore chiaro, vivace, brillante, sarà utile che il fondo sia chiaro. Infatti, Leonardo scrive: se vuoi avere l'incarnato del volto che sia bello, brillante, limpido, fai prima una campitura bianca, chiaramente pensando che si dipingeva su dei fondi e non sulla tela bianca. Prima dipingi una campitura bianca, falla asciugare e poi dipingi in velatura sopra questa campitura bianca, ti dà l'effetto acquarello, cioè la massima brillantezza, emerge la massima enfasi di che cosa? Della tinta del colore. I colori in pasta hanno una resa completamente diversa dal colore in velatura. Allora, le figure dove ci saranno, dovranno esserci dei colori chiari, limpidi, eccetera, sono lasciate su fondo chiaro. Mentre invece dove bisognerà giocare con le luci, con le ombre in modo più profondo, dove il quadro dovrà essere più uniforme, si fanno queste campiture scure. L'altra questione è, vedete come i colori
tendono già a essere... Qui abbiamo un altro abbozzo, anche questo è non finito, San Gerolamo nel deserto, San Gerolamo. E vedete come questo fondo è tutto trascolorante tra il giallo ocra, il rossiccio, e anche questo scuro ha dentro dei bruni, un po' di colori freddi, dei verdastri. Leonardo stendeva questi fondi già trascoloranti. C'era una sorta di caos che doveva essere ordinato, ma vedremo che non sarà ordinato fino in fondo. Ecco, rivediamo l'opera intera. Le figure, la vegetazione, i rilievi delle gruppi emergono dall'oscurità, proprio per questa caratteristica di questo fondo che è stato scurito, abbiamo visto come. Sono abissi misteriosi, da una progressione del chiaroscuro, dall'incisività di improsivi visi contrasti, da zone sfumate di penombra, dove questi rilievi, in queste penombre, sono appena percepibili, fino a scomparire nell'oscurità. Quindi c'è questa varietà, ci sono alcuni contrasti netti e poi ci sono tutte queste sfumature che vanno e si perdono nell'ombra, nella penombra. La luce illumina la Vergine dall'alto. C'è una direzione della luce. Vediamo un attimo com'è questa direzione della luce. Direzione è strana perché c'è questo taglio di luce di questa che illumina la Vergine dall'alto, ma vedete che a un certo punto si interrompe bruscamente, cioè sia a destra che a sinistra c'è un'ombra. Il colore del mantello è quel piccolo triangolino azzurro che sta vicino al fermaglio, lo notate? Il resto è in ombra, quindi è come se fosse un taglio di luce che illumina il volto e illumina anche questo fiocco, specie di fiocco che è un accumulo di pieghe del manto. Dà una grande preziosità all'antitempo ed era stato chiesto esplicitamente dai committenti. Ma vedete anche che questa mano, la mano protesa di Maria, emerge dal buio la luce, e guardate dall'altro lato dove Maria allarga il braccio per accogliere San Giovanni, come questo manto è appena toccato dalla luce, evidentemente è una luce che sta arrivando da una zona frastagliata. Ci sono delle zone d'ombra e ci sono delle zone di luce. E queste zone d'ombra e di luce le vediamo così composte, più o meno. In primo piano la luce è più distesa, più diffusa, cioè le figure sono più immerse nella luce, ma è sempre una luce sfumata. Vedete il manto ai piedi di Maria come si accumula nell'oscurità. Questa è una caratteristica specifica di Leonardo. Il manto di Maria nelle sue pieghe interne quasi non si vede, svanisce. Come alla base del terrapieno, cioè la parte bassa, tende a svanire. Si intravedono dei segmenti di queste sedimentazioni, ma svaniscono nel buio. Ecco, lo squarcio appunto centrale illumina il volto e il manto di Maria, proprio in quel punto dove si vede il colore del manto e poi lo si rivede sopra la mano che protende in avanti. E questa mano ha delle caratteristiche molto particolari. Vedete che emerge alla luce, si vede appena una parte del manto illuminata, si vede l'azzurro del manto, che è un azzurro chiaro, mentre invece la parte in ombra è proprio blu scura. E questa mano anticipa moltissimo della pittura occidentale, perché è messa in uno scorcio assolutamente inusitato. Pensiamo a quanto attingerà ad esempio Caravaggio
scatti, perché mostrare una mano in questa posizione allora era arduo, era difficile, perché rischiavi di fare qualcosa che non apparisse come una mano. Quindi ci voleva una grande maestria nel disegno, nel capire come farla emergere la luce, eccetera, eccetera. Il raggio di luce centrale continua dopo una profonda ombra sulla veste gialla di Maria, dove risalta il netto rilievo di queste pieghe profonde, con questo fiocco che abbiamo visto contenuto in grembo. Però anche qui la veste si spegne nell'oscurità, da cui emergono appena le tracce del tessuto fino ai piedi del panneggio che si accumula su se stesso. La proiezione luminosa sembra invece posarsi con precisa misura sulle figure dell'angelo e dei bambini, tornando le forme dei corpi nudi, sfiorando le increspature dei capelli. E vediamo qui una particolarità. Questo strano effetto di questa luce che tocca le cose, sembra quasi una polvere luminescente, una polvere d'oro che desse sostanza a un pensiero. Guardate sui capelli, guardate su questo velo e su quelle parti di vegetazione che si vede in alto. Questa specie di... non è neanche uno scintillare, sembra che la luce abbia un corpo e che fa apparire le cose nei suoi dettagli minimi, e la vediamo negli arbusti, i cespugli che si sovrappongono alle rocce emergono alla luce progressivamente, differenziandosi dal colore del fondo con toni appena più chiari, virati leggermente al giallo, al rossiccio, al verde. Quindi anche qui c'è un trascolorare. Questo è un modo particolarissimo che ha inventato Leonardo di coprire il fondo. Vedete che quasi non c'è differenza tra il colore delle rocce e quello dei cespugli. C'è un colore uniforme che trascolora, però è di grande sensibilità, trascolora tra colori caldi e freddi. In certi punti sembra quasi verdino, in altri bruno, in altri grigio. E queste foglie sono distribuite nei minimi recessi, cioè tutte queste rocce sono arricchite da queste foglie. Vedete sotto addirittura questa etera che sembra un fantasma, sembra trasparente, per quel discorso che facevo prima, no? Sembra che la luce dia corpo, faccia apparire le cose. E questa vegetazione è veramente un sottofondo vivo che si mischia alle rocce, che le intramezza, le arricchisce, quasi come una forma di decorazione viva. E Leonardo c'è da dire una cosa importante, che descrive questa vegetazione con l'accuratezza di un botanico. Pensate voi che Leonardo facesse delle vegetazioni a caso? No, conosceva perfettamente ogni pianta, e allora le ha descritte minuziosamente. Vedete come sono tutte queste rocce sono cosparse di queste vegetazioni. E in primo piano troviamo il lentisco, il biancospino, delle fragole in fiore, dei giaggioli. Qui in alto si stagliano invece nel cielo dei giunchi, arbusti di rovere o di quercia, mentre nella zona centrale possiamo distinguere delle felci, dell'erica, l'edera che abbiamo visto prima, avvinta alla parete di destra. Quindi una varietà di cespi a foglia larga e le foglie allungate e aperte a ventaglio delle liliacee. Tutto è studiato scientificamente. Ecco, rivediamo l'insieme. Allora vediamo che
queste rocce, questa vegetazione emergono alla luce progressivamente, sono lì che galleggiano nella penombra, scompaiono, appaiono, mentre queste figure emergono in modo sempre più deciso, ma anche esse sono mezze immerse nell'oscurità, se notate, c'è questa morbidezza. E se proviamo, vedete, a contrastare, ci accorgiamo che certe cose spariscono se creiamo il contrasto. Vediamo proprio questo gioco della luce progressivo. E i punti chiari sono molto ben definiti e molto ben anche armonizzati insieme. I punti chiari, evidentemente, più chiari sono gli incarnati delle figure e le aperture delle faglie dove filtra la luce del sole. Allora, questa concezione della luce è l'originalità di Leonardo. Voi sapete che poi nel Cinquecento la pittura manierista si muoverà tra le deformazioni mastodontiche di Michelangelo, il classicismo di Raffaello e il luminismo di Leonardo. Questi saranno le tre grandi modalità della pittura del Cinquecento, del manierismo cinquecentesco, dove questi tre grandi maestri costituiranno dei modelli insuperabili, ineguagliabili. E quindi questo morbido e soffuso emergere delle forme dalla penombra, da una parte è realisticamente definita questa luce, studiata scientificamente. Abbiamo visto come studia le direzioni da dove può provenire, dare l'idea che ci siano delle zone frastagliate, anche se noi lo vediamo, le percepiamo nelle proiezioni. Dall'altra, appunto, c'è questo senso soffuso, impalpabile, che dà il senso di questo luogo metafisico, lontano nella memoria o emerso da un sogno. Sembra quasi anche un paesaggio subacqueo. E questa profonda interiorizzazione che anticipa, appunto, come abbiamo detto, di un secolo, la pittura nera, la grande pittura spirituale, profonda, interiorizzata di Rembrandt, di Caravaggio. Ecco, tutto questo studio sulla luce, a questo studio della luce è dedicata una grande parte del trattato della pittura, un trattato scientifico sulla pittura. Leonardo diceva: la pittura è scienza. E tra questi effetti della luce c'è anche l'effetto della lontananza, e soprattutto della lontananza delle montagne. Ecco, questa è una pagina del trattato della pittura che dice, il capitolo dice: perché i monti in lunga distanza si mostrano più scuri della cima che della base. Ogni piccola parte viene studiata analiticamente, viene giustificata con elementi di fisica, di ottica, eccetera, eccetera. Sotto c'è un grafico preciso che dice: l'aria che acquista gradi di grossezza in ogni grado della sua bassezza e della sua distanza è causa che le cime dei monti, che più si innalzano, più mostrano la sua naturale oscurità, perché manco sono impedite dalla grossezza dell'aria nella cima che nella loro base, o nella vicinità che nella remozione. Provasi OPDSCRH, eccetera, eccetera, non vi leggo tutto per non tediarvi. Cosa dice sostanzialmente? Che là dove l'aria è più spessa, quindi in basso, è più piena di umidità, impedisce la visione. Quindi le cime dei monti, dove l'aria è più leggera, si vedono meglio che le basi. E tutto ciò lui lo mette in pratica nella pittura. Scienza, ma anche una poesia ineguagliabile, una poesia misteriosa. Questo recesso è una nota di assoluto mistero. E questa è la grandezza di quest'uomo.
che è stato capace di conciliare questa visione analitica, aristotelica del mondo con la più grande sensibilità, la più grande mistero, la grande poesia. Allora ci rendiamo conto come l'uomo del Rinascimento era un uomo ancora unito, in cui scienza, razionalità non erano divisi dal mistero e dalla poesia. Rivediamo appunto il nostro dipinto. Allora, l'unione di questi elementi stilistici, atmosferici, eccetera, inconciliabili, ci mostra come ci sia una consistenza tridimensionale e atmosferica del quadro che sembra bastare a se stessa, all'efficacia quindi della rappresentazione naturalistica, perché Gerolando dice: scienza in che termini? È scienza per come raffigurare la realtà, per come è realmente la realtà. Quindi questa visione naturalistica potrebbe bastare a se stessa, essere fotografia sostanzialmente, noi diremmo oggi, senza bisogno di tante altre orpelli, eccetera, no? Tuttavia conserva un'aderenza, Leonardo, a questi rapporti astratti di cui abbiamo parlato, che sono caratteristici medievali, senza imboccare le scorciatoie di certa pittura tonale che lo stesso Masaccio iniziava ad accennare. Quindi già nel 400 si accennava queste scorciatoie che andavano verso il naturalismo senza tenere conto della forza interna, quindi musicale, poetica dell'immagine. E infatti nell'arte manierista del Cinquecento questa scorciatoia, quindi di preoccuparsi più della visione naturale che della pittura intesa a tutto tondo, porterà a una grande decadenza dell'arte, che si riprenderà col Seicento, ed è anche uno dei motivi che differenziano proprio le due versioni della Vergine delle Rocce, quella del De Predis e quella di Leonardo. Quella del De Predis ha questa caratteristica, non ha queste accordature, queste tensioni ritmiche, pur essendo sullo stesso schema, come se fosse una musica cantata stonata, per intenderci. Ecco, anche qui troviamo, come in Giorgione, una struttura ortogonale molto netta, precisa, assolutamente geometrica, ortogonale addirittura. Ecco, nel gruppo delle figure si concentrano le energie del dipinto, quindi vediamo come questi ritmi cominciano anche a invadere, a coinvolgere le figure. In questi luoghi remoti e deserti del paesaggio roccioso, il conforto della presenza umana, quindi le figure, queste figure appaiono come decontestualizzate, come in un sogno. È una vitalità pacata, sono atteggiamenti soffusi di una dolce intimità. E però queste figure sono legate tra loro e col paesaggio con una forte intensità ritmica, una forte intensità musicale. Le tensioni formali si accompagnano ben integrate negli atteggiamenti psicologici che i gesti rivelano, in una perfetta sintonia con le espressioni dei volti, che Leonardo non perde occasione di differenziare, realizzando un nucleo così ristretto di figure, appunto in un nucleo così ristretto di figure, poche figure, sono quattro, una varietà di moti d'anima e di intenzioni della coscienza che si rimandano l'un l'altro in una specie di carambola. Vediamo un po' questa carambola di cos'è fatta, no? E cos'è fatta? L'abbiamo accennato prima, c'è San Giovanni che è in atto di adorazione verso Gesù che lo benedisce,
La Madonna protegge San Giovanni allargando il manto e guardandolo con occhi bassi. Nel frattempo, con la mano sinistra, è in atto di protezione adorante, anche in questo caso, verso Gesù, mentre l'angelo indica San Giovanni e guarda fuori dal quadro, rimandando tutta questa carambola di intenzioni, di sguardi a noi. È un gioco straordinario che è tra il formale e lo psicologico. E vediamo queste figure adesso in modo più dettagliato, più da vicino. Vediamo il volto di Maria, vedete questo azzurro del manto che qui si vede in modo netto, questo fermaglio che è ricercatissimo, questo volto così compassionevole. San Giovanni in una posizione assolutamente innaturale per un bambino. Vediamo l'elemento simbolico come entra fortemente. E questa è la figura di Gesù. Guardate come è avvolta da questi vegetali. I capelli nati dai tratti di luce, di luminosità. Qui c'è l'angelo che volge gli occhi verso di noi con questo dito, questa mano anche fatta con una cura in cui la forma naturale, vedete la gibbosità dell'articolazione e l'atto psicologico sono uniti. E questo è un gesto esemplare, diretto, è pregno di contenuti simbolici. E peraltro un gesto enigmatico che, non conoscendo la storia, potrebbe far confondere la figura di San Giovanni con quella di Gesù, perché l'angelo potrebbe indicare Gesù. Ma questo è il motivo per cui nella versione del De Predis, questo è successo credo nell'Ottocento, hanno aggiunto dei simboli di riconoscimento, quindi l'asta, la famosa croce a fusto lungo a San Giovanni, e hanno tolto la mano dell'angelo per evitare equivoci, per riconoscerli, far riconoscere in modo più semplice e diretto le due figure. Leonardo non si preoccupava di questo, anzi l'enigma diventava elemento di poesia. Ecco, vediamo appunto l'armonia ritmica di queste figure, come i corpi, le vesti sono tondeggianti, si coordinano tra loro. Ecco, rivediamo l'insieme. Queste armonie di intenzioni nascono e sono coordinati anche con queste tensioni astratte che abbiamo cominciato a vedere nell'insieme del quadro. Come la naturalezza delle posture e dei gesti, che ci appare come una musica, troviamo una struttura ritmica sapientemente assimilata al disegno anatomico da risultare quasi inavvertibile, come quella mano era sì disegnata in modo molto, molto coerente dal punto di vista naturalistico, però contemporaneamente perfettamente armonizzata insieme, è armonizzata nel portato del gesto. Ecco, questo è il segreto della grande arte classica, di tutta quell'arte naturalistica che è stata in grado di conservare una vitalità astratta pur nella descrizione meticolosa delle fisionomie. E questo è il ritmo delle teste, che vedete che si equilibra e è accordato con la gibbosità in alto delle rocce, questa tondeggiare.
è un'armonia totale. L'atto con cui Maria cinge la figura inginocchiata di San Giovanni e a proteggerlo dolcemente come sotto l'ala del manto aperto è tornito in plastica, in una plasticità lineare, formando un angolo ottuso, e lo vediamo qua, tra la piega del manto e il dorso del bambino, equilibrato dalla parte destra dalla schiena dell'angelo. E vedete come questi ritmi essenziali sono coordinati perfettamente con l'andamento delle rocce. Ma qui vediamo qualcosa di interessante nei rapporti tra le due figure di bambini, che sono state, vedete, dipinte, sembrano quasi lo stesso bambino, visto in posizioni diverse. Quindi c'è una necessità veramente di creare una ricorrenza, ed è il segreto del ritmo. Ma qui scopriamo come la particolare armonia che c'è tra queste due figure. C'è appunto un perfetto equilibrio di corrispondenze che è dinamizzato dalla differenza della postura e dallo scorcio. Sono in uno scorcio molto diverso. Scorcio vuol dire la prospettiva. Così che le braccia in preghiera di San Giovanni richiamano in un ritmo simmetrico il braccio benedicente di Gesù, in tutta una serie di rimandi perfetti, assolutamente perfetti, di tensioni, per cui gli arti si richiamano l'un l'altro . Non so se si riesce a le inclinazioni sono ricorrenti di tutti gli andamenti. Per renderci conto dell'importanza attribuita da Leonardo a questi ritmi, osserviamo attentamente le mani e i piedi di questi bambini. E qui scopriamo qualcosa di molto particolare. Se notiamo, il piede di San Giovanni all'estrema sinistra del dipinto è molto più grande dell'altro, c'è una vera sproporzione. Se provassimo a ridurlo, lo accorciamo. Così è esteso e così è ridotto, vediamo come il ritmo di queste dita, in particolare del ritmo della mano sinistra di Gesù con quel piede, che è curata in modo estremo, non ha più quella distensione, quella perfezione. Sembra cambiare quasi niente, e per Leonardo cambia tutto. Per dirvi il livello di sensibilità a cui si arriva in questi dipinti. La grandezza è fatta dalla possibilità di riconoscere cose che la sensibilità comune non riconosce. La forma ritmica, adesso scopriamo un'altra cosa, rivedendolo insieme, con cui concludiamo più o meno. Ecco, tutto ciò arriva a costruzioni realmente impensabili. Facciamo adesso particolare attenzione alla forma delle faglie che si aprono sullo sfondo, quella specie di dentellatura delle creste rocciose che richiama il disegno delle figure sottostanti fino a ricalcare alcuni dettagli. Cioè,
Il problema, abbiamo visto che queste sono le parti più chiare del dipinto, quindi per colore si richiamano, cioè le figure, gli incarnati e quella parte delle faglie, e se notiamo, hanno esattamente la stessa forma. Adesso cerchiamo di vedere. Guardiamo come la forma di Gesù è riprodotta in modo approssimativo ma significativo negli andamenti delle faglie in alto. Poi qui abbiamo una serie di ritmi, di quasi una costruzione architettonica molto complessa nelle figure di Gesù e dell'angelo, che viene riprodotta in modo molto simile nella parte alta. Vedete la mano che viene ripresa da quel triangolo che si forma sotto quell'architrave? C'è una forte analogia di forma. E la parte centrale, la Madonna, questo è addirittura plateale, addirittura riproduce queste faglie sostanzialmente, è come se mimassero le forme sottostanti. Sono in accordo musicale. Ecco, concludiamo parlando del colore. Come abbiamo notato, è un quadro dove prevale il chiaroscuro, la luce. Ma Leonardo ha saputo sfruttare questa particolarità risolvendo il problema cromatico in modo piuttosto semplice. Se lo scuro del fondo è un trascolorare di colori caldi e freddi, e questo l'abbiamo visto, che mettono in vibrazione la superficie, il colore delle figure è costruito con una massa fredda centrale, che è il manto di Maria, che è un blu scuro, contornato da colori caldi delle altre figure. Gli incarnati sono piuttosto caldi, sono piuttosto gialli, rossicci, che sfumano costantemente tra il giallo ocra e il rosso. Qui, isolando i colori caldi, vediamo questa sfumatura del colore caldo che passa costantemente in sfumatura, anche qui c'è un trascolorare, dal rosso rossiccio fino al giallo, un giallo, direi, di un giallo di Napoli, quindi un giallo abbastanza contenuto. A questi si aggiunge quel verde della manica dell'angelo, che però ha un colore anche qui che trascolora tra il verde e il giallo, quindi anche questo ha un freddo e un caldo. Quei pochi tocchi di azzurro delle parti in luce del manto di Maria che si richiamano con l'azzurro del cielo. I colori caldi delle figure sono in armonia con le parti calde che trascolorano nello sfondo, con il risultato di grande morbidezza e costante sfumatura. Cioè lui pone al centro questa massa fredda, intorno tutte queste masse calde, dopodiché questo caldo entra in questa vegetazione, in queste parti che trascolorano dal colore neutro freddo delle rocce. Quindi questo viene organizzato, armonizzato nell'insieme. Ecco, nonostante nella Vergine di Londra, quella fatta dal De Predis, le figure e le rocce con le relative faglie aperte sull'orizzonte riprendano la struttura dell'originale, sembrano all'atto pratico non essere così accuratamente accordate, come dicevo prima, lasciando quei rapporti solo impostati
come succede in molta arte manierista che proprio copiava i grandi maestri, ma senza comprenderne quella sottigliezza. I colori sono spesso anche congestionati, non c'è questa sensibilità del colore. Vedete ad esempio quel taglio della roccia, quell'azzurro così troppo intenso, non è giustamente equilibrato, le figure sembrano di gesso. Ecco, nel dipinto di Leonardo ogni particolare invece è condotta a precisa armonia ritmica nella composizione, nel chiaroscuro, portato con quella tipica gradualità ipersensibile dei toni, integrando il colore che, pur ridotto a poche tinte contenute, si dispiega in variegate modulazioni tra la vivacità delle figure e i neutri dello sfondo. Da queste tensioni formali e cromatiche, la Vergine delle Rocce acquista il suo particolare sentimento atmosferico, la sottile e profonda vitalità di cui l'opera gemella è priva. Ho finito, grazie.